Ciao a tutti, eccoci a un nuovo appuntamento con il mio salotto culturale. Do il benvenuto al mio ospite di questa sera, Aldo Viano. Ciao Aldo, benvenuto. Ciao Paolo, grazie del tuo invito. È un piacere averti qui. Con Aldo parleremo di un libro uscito a giugno dello scorso anno, però io, come sempre, come oramai è tradizione, in prima battuta chiedo sempre al mio ospite, diciamo, una piccola presentazione. Raccontaci un po' qualcosa di Aldo e poi parleremo naturalmente del libro. Allora, devo parlare di me stesso. Quello che vuoi. Sì, certo. Dunque, ho sempre trovato un po' particolare che per presentarsi, si debba sempre menzionare il mestiere che si è fatto, il lavoro che si è fatto, come se questo definisse la persona. Personalmente io ritengo che dovrebbe essere il contrario, cioè la persona dovrebbe Mi scuso definire il lavoro. se ti interrompo un istante, ti dico una cosa. Io sfido chiunque voglia ad andare a cercare tutte le interviste che ho fatto io da intervistatore e da intervistato, quindi in ambedue i ruoli, e a trovarne una, e sottolineo una, dove io parlo del lavoro che faccio. Non la troverete mai. E quindi capisci cosa intendo dire. Certamente, certamente. No, sono comunque obbligato a parlare del mio lavoro perché il titolo del libro è Cronache dal Grand Hotel, e quindi sono costretto a parlare della mia vita. Come dire, il mio mestiere è stato quello di venditore di buone maniere. Non saprei come altro riassumere, insomma, tutte le attività che sono, insomma, riunite sotto la denominazione di turismo. Coloro che lavorano nell'ambito del turismo sono in fondo dei venditori di buone maniere. Dovre Almeno dovrebbero esserlo, perché Almeno purtroppo dovrebbero non è essere, esattamente. sempre così, però giustamente dovrebbe essere così. Certo, per essere più precisi, per quanto mi riguarda, prima di assurgere allo status di pensionato, ho lavorato tutta la vita nell'ambito alberghiero e gli ultimi 20 anni li ho passati a Monte Carlo, in alcuni alberghi di lusso, dove sono stato capo ricevimento. Certo che da giovane, insomma, scrivere è sempre stato il mio pallino. Ho collaborato sporadicamente con alcune riviste letterarie italiane e francesi, come la maggior parte delle iniziative di questo genere si sono estinte, non hanno lasciato né tracce né fossili. Ho tradotto dal francese alcune prose poetiche di un autore che ho molto amato e che ho conosciuto personalmente, e a mia volta ho scritto delle poesie che sono sempre rimaste nel cassetto. Adesso sto pensando di tirarle magari fuori. E perché no? Una volta abbandonata la vita professionale, mi è tornata la febbre della scrittura e temo che per questa malattia non ci siano rimedi. Ecco. E c'è di peggio. Per il peggio, esatto. Allora, la raccomandazione principale che si fa a chi si appresta a scrivere è di dire: parla di ciò che conosci. E quindi questo ho fatto. Con questo libro ho parlato di ciò che conoscevo, cioè della mia vita. Una volta andato in pensione, ho rivisitato alcuni episodi vissuti durante la mia carriera e li ho conditi con un po' di fantasia. Allora, voglio sgomberare il campo da ogni fraintendimento. Questo non è un libro autobiografico e soprattutto non è un libro di gossip, perché Monte Carlo, uno potrebbe Eh beh, pensare. Esatto. certo, so. Esatto, anche se avrei potuto scriverlo, però non era la mia intenzione. Invece ciò che mi. Una cosa te la potrei chiedere, senza dire niente a livello personale. Diciamo, il personaggio che ti è rimasto più simpatico tra tutti quelli noti che hai conosciuto per via del tuo lavoro, senza dire niente sulla personaggio, solo il nome, se si può dire. Allora, il più simpatico è stato un cantante, si chiama Renato, ecco, hai capito, il più simpatico che ho conosciuto. Poi, se dovessi fare l'elenco di quelli antipatici, penso che domani Ah, saremo vabbè. ancora Io ho detto il più simpatico, infatti, per quello, perché purtroppo anche in questa, sa, anche negli ambienti dei cosiddetti personaggi famosi, ovviamente, sa, qui. Certo.
ce ne dio ogni, mettiamola così, dai. E quindi, appunto, hai già, guarda, hai già eliminato una potenziale domanda, cioè se è un libro autobiografico, perché appunto non lo è. Però, in ogni caso, è un libro, io mi permetto di dire, molto simpatico, perché offre tutta una serie di ritratti di personaggi, poi adesso ci dirai, Mari, tu meglio, ovviamente, senza mai spoilerare troppo sul libro, io insisto, i libri non siamo qui per raccontarne la trama, ma soltanto per incuriosire un lettore potenziale. Poi, se uno ha la curiosità, va, lo compra e se lo legge. E quindi, insomma, questa è la, secondo me, dovrebbe essere la regola di base. Quindi io dicevo, diciamo, io l'ho interpretato, poi dimmi se è sbagliata, naturalmente, questa mia lettura, come un po' una sorta di galleria di ritratti di personaggi che, appunto, sono ospiti, vivono in questo Grand Hotel. Una galleria di ritratti che in fondo sono un po' degli archetipi, perché ciò che mi interessava descrivere in questo libro è il rapporto equivoco e a volte conflittuale tra diverse cose che poi rappresentano i diversi piani di lettura del libro. Per esempio, ci sono i clienti e i dipendenti, che sono gli attori e le comparse che mettono in scena una commedia sul palcoscenico del Grand Hotel. C'è il dentro e c'è il fuori. Il dentro è il mondo esclusivo, quasi segreto, frequentato dai ricchi, i loro ristoranti stellati, le loro feste, le boutique di lusso, è contrapposto alla gente comune che sta fuori e che guarda questi ambienti come un miraggio irraggiungibile, che a volte idealizza questi protagonisti, i loro simboli, come un modello da imitare o almeno da sognare. C'è il davanti e c'è il dietro, c'è la dolce vita dei clienti danarosi, il proscenio dove si pavoneggiano e si esibiscono, e poi c'è il dietro le quinte, dove si lavora e dove si mantiene sempre in movimento 24 ore su 24 questa macchina del servizio. E poi ci sono i meccanismi relazionali che sono propri a qualsiasi ambiente di lavoro e che si assomigliano in qualunque ambiente dove ci sia una certa struttura, una certa gerarchia. C'è il sistema che ha delle regole che sono spesso assurde, le gerarchie con i suoi vari livelli, che da una parte schiaccia i collaboratori, perché si devono chiamare collaboratori, non dipendenti o sottoposti. Per carità, lo sa di fattosi proprio, miei cari inferiori. Il politicamente corretto. Quindi li plagia, instilla in loro il senso di appartenenza, la fierezza di far parte di una grande famiglia, grande famiglia del Grand Hotel. Però, come in tutte le famiglie, ci sono i figli e i figliastri, le ingiustizie, le invidie, gelosie e rancori, diciamo. Allora, parliamo un attimino dei clienti. I clienti di classe, come si chiamavano una volta i clienti di classe, o sono morti o sono in via d'estinzione. Allora, parlo di quelli che coniugavano la loro fortuna economica, spesso ereditata senza merito, con un'istruzione di alto livello, una buona cultura e certamente un'educazione. Allora, non ho usato a caso la parola classe, perché bisogna rassegnarsi all'evidenza. I grandi alberghi sono i posti classisti per antonomasia. D'altra parte si chiamano esclusivi perché escludono necessariamente tutti gli altri. Gli europei, tradizionalmente, gli alberghi europei sono tradizionalmente più snob di quelli di oltreoceano. Allora, alla porta d'ingresso, che gli europei hanno una figura che si chiama lo huissier de hall, che sarebbe letteralmente l'usciere, il custode dell'uscio dell'albergo. La sua funzione è quella di filtrare, appunto, quando si parla di esclusivo, appunto perché esclude, la sua funzione è quella di filtrare l'accesso dei clienti, quindi manda a memoria la fisionomia dei clienti abituali, dei residenti, di quelli che frequentano il bar e il ristorante. Il suo compito è quello di sbarrare il passo agli estranei, quelli che non devono entrare, perché non tutti possono entrare nel Grand Hotel. Già. Esattamente. I ricchi non si mescolano ai poveri,
non amano che i poveri contaminino con la loro presenza i luoghi del loro sollazzo. Devono no, magari questo lo dico io, così non lo faccio dire a te, magari non vogliono che certe cose vengano fuori, ma ecco, questo lo dico io. Va bene, va bene. Insomma, devono stare a debita distanza. E quindi per queste ragioni, appunto nel mio libro non ho citato né nomi né i nomi dei luoghi, proprio perché questo albergo, questo grande hotel è un albergo fantastico, però ispirato a una realtà, insomma, ben ancorato alla realtà. E quali clienti si trovano in questi alberghi? Allora, a Monte Carlo fatalmente si trovano i giocatori di casinò, che sono una specie molto particolare, superstiziosi, maniaci, malati. Questo tratto mi fa pensare a un figlio figlio di Fantozzi, se non mi ricordo male, il secondo della serie, quando lui accompagnava un suo capo a giocare, non mi ricordo se fosse a Monte Carlo, comunque era a giocare in questo casino, infatti anche lì si vedono tutte le manie, le superstizioni, ovviamente esasperate, per un ritratto pazzesco. Però. Quando si parla del casino di Monte Carlo vengono in mente le scene di James Bond che gioca alla roulette, con questa atmosfera molto di classe, molto snob, eccetera. La realtà è ben altra. Ci sono dei personaggi, dei figuri non molto raccomandabili. Insomma, di personaggi nel mio libro ce ne sono parecchi, appunto c'è per esempio un improvvisato giocatore di casinò che si porta un maiale in albergo, c'è un... Aspetta, vorrei capire una cosa, ma un maiale è vivo? Maiale vivo, come animale di compagnia. Ah, vabbè. Cosa successa veramente? C'è un prestasoldi che presta i soldi appunto ai giocatori, c'è lo stilista al tramonto un po' nostalgico, un po' istrione, c'è una prostituta all'alto bordo che adesca o piuttosto si fa adescare nella hall dell'albergo, l'arrampicatore sociale che vorrebbe entrare a far parte di questo mondo magico e che riesce a ingannare un po' quasi tutti, un armatore greco un po' acido, un po' cinico, una baronessa che sembra un personaggio dei fumetti, un viveur, come si dice, a cui scambiano la sua automobile, la sua amata Ferrari, con quella di un altro cliente, e ne esce fuori una scena... Non raccontiamola, però ovviamente diciamo che sappiate che c'è da divertirsi, ecco, questo secondo me deve essere il senso del discorso. Allora, e poi, come dice, questi personaggi sono anche un po' un archetipo, giusto? Sì, perché sono, come dire, il discorso è questo qui, il dentro paragonato al fuori, fuori chi c'è? Ci siamo noi fuori. Sono i sognatori, noi siamo fuori, cosa facciamo quando siamo in vacanza? Andiamo a Porto Cervo magari o su qualunque altro porto ad ammirare gli yacht di questi milionari, di chissà chi, guardando se troviamo, se si vede qualcuno a bordo, ci mettiamo, ci spintoniamo intorno al red carpet di Cannes o di Venezia. Ci accalchiamo intorno all'uscita del Grand Hotel per vedere se esce un attore, un personaggio famoso. E però noi non ci possiamo entrare in quel mondo, perché anche se non siamo vestiti male, anzi ci siamo messi il vestito buono, ci siamo spruzzati un po' di deodorante sotto le ascelle, ci siamo fatti la barba, perché non ci fanno entrare? Perché siamo così ripugnanti? Forse hanno ragione loro, i ricchi, che per interposta persona, appunto, l'usciere allontana, tengono a distanza i curiosi e i socialmente inferiori. Se li interrogassimo, risponderebbero: i poveri vogliono il nostro posto, ma non si sanno sedere. Ecco, c'è un po' questo, gli archetipi sono questi, cioè l'alto, il basso, il dentro, il fuori, clienti,
i dipendenti, i clienti e i non clienti, quelli di fuori, e poi ci sono i dipendenti. Lì, ma guarda, io rimango sempre fermo nel pensare che la grandezza di una persona sta proprio nella sua umiltà. Quindi a me, francamente, chi si dà che tante ari crede di essere non so chi, proprio perché magari, come dicevi te, o magari l'ha ereditata senza merito, perché ci sono anche questi personaggi, oppure c'è anche il classico arrivato dal nulla, arricchito, che forse sono tra i peggiori in un certo senso. È chiaro che dovrebbero un attimino comprendere che appunto la grandezza della persona sta nella sua umiltà. Se uno veramente ragiona alla Fantozzi, i miei cari inferiori, vabbè. Concediamoli tutta la nostra umana compassione, niente di più. Il discorso è proprio questo: noi siamo pronti a puntare il dito contro lo snobismo, la prepotenza, l'arroganza di queste persone che grazie ai loro soldi si comprano dei privilegi che sono preclusi agli altri. Ma se noi fossimo al loro posto, se vincessimo il Superenalotto o qualche milionata al casinò, siamo sicuri che non saremmo come loro? Questa, guarda, che è una domanda... È una domanda da un milione di dollari, già che parliamo di soldi. È una domanda da un milione di dollari ed è una domanda che aleggia un po' sempre, anche se non è mai espressa questa domanda, aleggia un po' in tutto il libro. Perché... come dire, siamo pronti a criticare, pronti ad additare, però guardiamo la trave, non, guardiamo la pagliuzza, scusa, e non la trave. Quindi è la stessa cosa succede con i dipendenti. I dipendenti sono un po', come dire, la claque, sono quelli che organizzano, fanno funzionare questa macchina del servizio. E, insomma, nel mio libro, per esempio, ho citato, per esempio, uno stagista, un ragazzotto che esce dalla scuola, che è la prima esperienza di lavoro, e viene catapultato in questo mondo adulto, scintillante, luccicante, ne rimane un po' affascinato e non riesce ancora a capire qual è la vera natura di questo mondo. Poi ha avuto, se vogliamo, un occhio di riguardo, se vogliamo dire così, verso i vari direttori. Ne ho conosciuti parecchi di direttori nella mia vita, che sono un po' disseminati come pietre miliari lungo i vari racconti, e che a volte appunto vengono lasciati indietro come vengono lasciati indietro, come hanno fatto loro con i dipendenti. E poi appunto ci sono i dipendenti che vengono usati, i dipendenti, i quadri anche che vengono usati senza ricompense, c'è il desiderio di vivacchiare nell'ombra senza dare nell'occhio, fare una vita tranquilla, insomma ci sono diversi archetipi anche di figure professionali dentro il libro, che poi corrispondono ai nostri atteggiamenti nel mondo del lavoro. Cioè, l'assatanato carrierista che vuole arrivare, quello che vuole rimanere più indietro, non si vuole fare vedere, vuole fare la sua vita tranquilla, le invidie, le gelosie, le alleanze, i clan, perché poi ci sono anche i clan, ovviamente. Quindi, ma guarda, posso fare una domanda cattiva, ma... Scegli tu se pensare ai personaggi del libro o all'esperienza di vita reale, ma a volte quanto è dura, diciamo, rispettare il famoso detto: il cliente ha sempre ragione, avendo a che fare con personaggi di questo tipo. Insomma, detto in altri termini, quanto è dura a volte non avere voglia di mandarli a farsi un giro, insomma. Guarda, una delle cose che ti insegna questo mestiere è una grande pazienza. Poi dopo, ecco, chiaramente, io ho conosciuto persone, colleghi, che andavano avanti a forza di pastiglie, perché, sì, perché poi bisogna sopportare la tensione nervosa. Cioè, la cosa più difficile è relativizzare e dire: quello che succede, succede in quel contesto lì, io in quel contesto lì ci sono perché mi devo guadagnare il pane,
però non sono io, c'è quasi uno sdoppiamento di personalità. L'io che so, che la, che, quello che sono io che lavora lì non è il mio vero io. Io non sono quello, quella è una parte di me che lavora. Io, il mio vero io è un altro, quello che sta fuori, quello che vive la vita al di fuori dell'albergo. Poi però, paradossalmente, quando chiedi a qualcuno di questi al di fuori del contesto lavorativo, ma tu dove lavori? Ma io lavoro al Grand Hotel, capito? Cioè, ritorna questa ambiguità, il senso di appartenenza, la fierezza, si intersecano le cose. Quindi i clienti non sono tutti cattivi come sembrano, i dipendenti non sono tutti buoni come sembrano, la gente normale che è fuori, che invidia queste persone, non sono tutti dei poveracci o tutti buoni anche loro come sembrano, le cose si intersecano. Era questo, diciamo, se vuoi, attraverso un po' di umorismo, un po' di umorismo, se vogliamo, quello che ho cercato di far passare come messaggio. Cioè, sembra che sia una cosa interessante e molto anche importante da dire, che avrebbe molto, continuo a dire io, avrebbe molto da insegnare a tante persone. Io, diciamo, adesso siamo già, diciamo, a 20 minuti abbondanti della nostra chiacchierata, però non volevo perdermi anche l'opportunità di ascoltarne almeno un passaggio, perché io so che tu hai preparato anche un passaggio di questo libro che chiaramente spero bene che ci abbia, a me ha incuriosito, spero che abbia incuriosito anche chi ci ascolta, chi ci ascolterà naturalmente, e quindi a questo punto ascoltiamo anche un saggio di questa... Volevo dire, non è un romanzo, sono 9 racconti, ogni racconto è una storia a sé stante, con il suo protagonista, il suo sviluppo della storia. Poi però alcuni personaggi ritornano alternatamente in altri racconti. Il vero protagonista è proprio il Grand Hotel, questo grande palco, questo palcoscenico dove si svolge, dove va in scena questa commedia, che è la commedia umana in fondo, no? E quindi si intrecciano le storie di clienti, di dipendenti, dentro e fuori, c'è un po' di tutto. Allora, il pezzo che ho scelto da leggervi è tratto dal penultimo capitolo, il cui titolo è appunto Il direttore. Ci sono direttori, appunto, diversi tipi di direttori in vari punti, in vari racconti del libro. Quindi Il direttore. Benissimo. Come? No, ti ascolto. Bene. Ogni epoca ha il suo direttore e ognuno di essi con uno specifico mandato è funzionale a un'epoca. A ogni cambio d'orientamento la persona mandata si presenta o si impone in modo nuovo, ma pur sempre con uno speciale congiungimento con i suoi mandanti, i padroni. C'è l'assente, quello che lascia le cose come vanno, tanto tutto funziona come un orologio oliato. L'assente è necessario quando gli affari vanno bene, proprio perché è inoffensivo e a volte incapace. Soprattutto non deve prendere iniziative. Ci sono gli altri, i capiservizi, i membri del personale per far funzionare l'albergo. Di solito questi ultimi sono già presenti da molti anni prima della sua nomina e non hanno bisogno di un direttore vero e proprio per eseguire coscienziosamente il loro lavoro. L'assente è solo una figura di facciata, uno che stringe mani, fa sfoggio di 1000 sorrisi. Insomma, il cerimoniere di una liturgia durevole e collaudata. Le sue doti sono appunto quelle legate alla relazione. Empatico, amicone, partecipativo, ma mai a sollecitarlo per un problema. Cosa che evita come la peste, che si sbroglino gli altri, appunto. Anche i padroni lo sanno. E sanno anche che questo innocuo robot eseguirà senza discutere i loro ordini. C'è l'esperto, chiamato quando le cose cominciano a non andare più come dovrebbero dal punto di vista finanziario. Il business c'è, ma si spende troppo.
L'esperto è un ragioniere, un tecnico analitico che ha bisogno di dati e di numeri per prendere una decisione. Di solito non stermina il personale, ma è capace di contenere efficacemente le spese, fermamente convinto che nella penuria chi lavora lo fa con maggiore efficacia. I risultati in genere non gli danno torto. Non chiedeteli di fare salamelecchi e applicarsi in pubbliche relazioni. L'esperto aborre persino il contatto fisico con le persone. Paradossale in un mestiere di relazione. Poi c'è l'incantatore, quello capace di vendere i frigoriferi agli eschimesi. Lo si chiama quando l'albergo ha bisogno di un nuovo impulso, di rinnovare una clientela spesso morta o in via di estinzione. L'incantatore, quando è uno buono, si porta dietro un portafoglio di clienti che ha già sedotto in precedenza con il suo carisma. Una vera manna per i padroni. È un rubacuori, intimo conoscitore dei desideri e delle debolezze umane. Oltre ad ammagliare i clienti, ammaestra in modo suadente i dipendenti, facendo loro balenare il miraggio di una promozione che non arriverà mai. Intanto hanno sgobbato come somari. Accampando scuse come deve migliorare i suoi skills, oppure avrebbe bisogno di un'esperienza internazionale, o il target dell'azienda è cambiato. A volte il target viene sostituito con la mission. Gli anglicismi fanno sempre cool. Poi c'è il fattore, quello che fa, l'esperto conduttore di un'azienda agricola che aiuta i vitellini a nascere. Lo si incontra di rado, perché è uno specializzato, come ne sono alcuni animali adattatisi a svolgere funzioni peculiari o vivere in ambienti estremi. In generale dirige l'apertura di un albergo, un'impresa onerosa. Etero diretto per quanto riguarda le linee guida, è un gran lavoratore, capace di risolvere i problemi sul campo, di solito improvvisando e con successo. Guida le sue truppe come un centurione, ed è il primo a sporcarsi le mani, conquistando in tal modo la venerazione dei suoi dipendenti. Dopo un anno circa viene spedito ad aprire un altro albergo. Sì, perché dopo la baldoria dell'apertura, dove disciplina e gerarchia sono allentate in ragione di necessità eccezionali, bisogna ristabilire l'ordine e imporre la norma. Prego, prego, concludi, perché poi altrimenti ho paura che, diciamo, sporiamo con i tempi. Prego, prego. Poche righe. Il più pericoloso è il Terminator. Si fa appello alle sue doti di risolutore dopo un duro conflitto sindacale, che seppur soppito con accordi temporanei che hanno comunque scontentato tutti, ha lasciato un rancore cancrenoso, foriero di nuove battaglie. Il tipo è al tempo stesso protervo e infido, capace di incutere soggezione, ravvivando l'atavico riflesso di conservazione in chi teme il potere e l'autorità, e di braccare ogni minima mancanza e insufficienza dei sottoposti, punendola con esecrabile ferocia. Le prime vittime sono i più vecchi, meno malleabili e più suscettibili, ma non c'è quasi mai bisogno di licenziare. I più coraggiosi fuggono, gli altri si piegano. E poi c'è l'illuminato. E qui inizia. E qui, diciamo, il resto lo lasciamo continuare a dire a chi leggerà il libro. L'ultima domanda, quella di servizio, cioè dove lo possiamo acquistare il libro, e come chiedo sempre, oltre al formato cartaceo, se sia anche in commercio quello elettronico, l'ebook. Allora, il libro lo trovate sia sul sito dell'editore, Leucotea, che adesso ha il suo store su Amazon, quindi lo trovate su Amazon, sia in formato cartaceo sia in formato Kindle. Benissimo, quindi avete pensato, io personalmente preferisco il formato cartaceo, però chiedo sempre se ci sia anche il formato elettronico, perché per l'età. Prendo la carta. Sì, assolutamente, per me. Stai già pensando, lavorando a qualcos'altro, oppure sì o no, secco? Allora, il mio secondo romanzo dovrebbe uscire in primavera con un editore differente. Sono capitato con questo nuovo editore per caso, però insomma adesso dovrebbe uscire questo nuovo romanzo. Ne ho altri due nel cassetto. Uno necessita di alcune revisioni,
L'altro per ora è in lettura presso alcuni beta readers. Ho già ricevuto dei feedback e ho lavorato già ho già fatto due revisioni. Quindi questo penso... mi fa piacere che nomini anche i beta readers, perché anche quella è una prassi molto utile che aiuta anche tanto a crescere, avere appunto un gruppo di persone che leggono anche criticamente diciamo quella che chiamiamo la prima versione del libro, e sono poi in grado anche di offrire spunti, critiche costruttive e magari anche suggerimenti per rendere ancora migliore la trama, i personaggi e tutto il libro nel suo complesso. E quindi è sicuramente un'ottima scelta. Se devo dire una parola sui beta readers, ci sono attraverso conoscenze anche fatte in rete, eccetera, ci sono i beta readers che sono a loro volta scrittori, Certo. che hanno un occhio diverso, e poi ci sono i beta readers che sono rarissimi, i lettori puri, che io trovo sinceramente, per quanto riguarda non tanto il lato tecnico, la scrittura, il modo di ambientare le scene, insomma tutto quello che riguarda la narratologia, dal punto di vista di come sta in piedi la storia, di come l'hanno vissuta dal punto di vista emotivo, trovo che i lettori puri come beta reader si siano molto migliori, ti danno un feedback molto più proprio d'animo, ecco, direi così. Benissimo, un ottimo contributo anche a questo, quindi ricordatevi di farvi ricorso. Grazie Aldo, ti aspettiamo allora con nuovi libri, visto che quello prossimo arriverà è previsto già in primavera, praticamente tra pochi mesi, visto che noi adesso registriamo a fine gennaio, diciamo. Grazie a tutti, ci vediamo prossimamente con nuovi ospiti. Buona serata, ciao Aldo e grazie. Ciao, grazie.